fa. Ci siamo visti in un suo festival. Lui è dello Yorkshire, che è questa parte dell'Inghilterra a nord, diciamo, dei posti più famosi come Londra, dove si va sempre. Invece lo Yorkshire è una bellissima regione di cui lui è innamoratissimo. Lui è un violoncellista eccezionale che ha deciso però di rimanere, diciamo, nella sua terra e di creare lì un festival estivo che tra l'altro ha, diciamo, delle emanazioni anche durante l'anno con molti concerti. Ci ha invitati al suo festival, penso, la prima volta, forse 3-4 anni fa, 5 anni fa. E da allora abbiamo sempre suonato, e questa in effetti è la prima volta che invece di andare noi da lui viene da noi, e quindi siamo contenti finalmente di ospitarlo e suonare il quintetto con lui, che abbiamo suonato da lui tante volte, tra l'altro. È un'esperienza, devo dire, incredibile sotto tantissimi punti di vista, dal punto di vista sia tecnico, perché bisogna imparare comunque a imparare a suonare questi strumenti, perché non è così semplice, bisogna capirli, bisogna, diciamo, che giocarci certe volte. E poi c'è il lato, appunto, della possibilità di trovare colori di suoni incredibili, tutto quello che può servire, appunto, per portare al massimo la propria espressione. Succede anche con altri strumenti. È vero che gli Stradivari hanno questo nome, si dice proprio che siano degli strumenti importanti e che diano proprio questo impatto anche sul palcoscenico. Avere tra le mani questi quattro strumenti è come avere, sono quattro Ferrari. Questi strumenti, appunto, sono parte di Paganini in diversi periodi della sua vita. Lo strumento che suono io, tra l'altro, è stato proprio uno dei violini di Paganini che lui ha usato in concerto, quindi per me è un onore anche maggiore che solo, tra virgolette, avere uno Stradivari. E poi questo quartetto di strumenti è appartenuto nella storia a diversi grandi quartetti, iniziando, diciamo, con quello che è stato definito, cioè che si è chiamato Paganini Quartet, che era un ensemble americano. Ha cominciato la prima prova di quartetto con questo quartetto perché avevano una signora molto facoltosa che ha comprato questi strumenti tutti e quattro e li ha affidati. Quindi loro si sono chiamati Paganini Quartet proprio per via del fatto che usavano questi strumenti. Questo quartetto ha suonato per una ventina d'anni in America ed era formato da eminenti musicisti americani. Poi è passato il quartetto al quartetto Cleveland. Dopo il quartetto Cleveland è passato al quartetto di Tokyo, perché è stato poi acquistato il quartetto dalla Nippon Music Foundation, quindi loro chiaramente l'hanno dato al quartetto rappresentativo giapponese. Il quartetto di Tokyo l'ha suonato per ben 17 anni, penso. Dopodiché è passato al quartetto Hagen, che ha suonato 4-5 anni, e adesso abbiamo l'onore noi di averli e di poterli, come diceva Paolo, anche scoprire, perché sono strumenti che poi scopri pian piano e ti danno tantissime possibilità. A noi piace spesso, devo dire, aprire i concerti con questo pezzo di Weber, un pezzo che lui scrisse quando aveva solo 16 anni e che consideriamo un po' l'esaltazione del romanticismo. Infatti, subito dopo lui cominciò a scrivere in altro modo, poi conosciamo altri pezzi, che abbiamo suonato tanto, come Sei Bagatelle, che è il vero Weber, diciamo, tra virgolette. Questo pezzo è veramente intenso e denso, in maniera curiosa presenta tutti e quattro gli strumenti, quasi paritetici, nel senso che i soli si alternano tra i vari strumenti. È un pezzo che dura una decina di minuti e spesso lo abbiamo scelto per aprire una serata, anche perché un quartetto di Mozart da solo, anche proprio per questioni di durata, così non ci sta in una prima parte. Allora spesso noi lo uniamo a questo pezzo di Weber. Forse in comune hanno la nazione di origine, però poi sembra poco altro. Però è un abbinamento che negli anni, insomma, è stato sempre considerato abbastanza fortunato, e quando l'abbiamo proposto è piaciuto tantissimo. Io direi che il filo conduttore di questa sera fosse proprio l'Austria, fosse proprio Vienna, diciamo. Cremona è il nome che abbiamo dato al quartetto, diciamo, l'abbiamo dato per due motivi. Uno, perché si è formato appunto all'Accademia Stafford di Cremona, e il secondo motivo è che all'epoca, quando abbiamo appunto formato il quartetto, che era nel lontano 2000 ormai,
questi due ragazzi non c'erano ancora, quindi eravamo un quartetto misto di due genovesi, che eravamo io e il mio collega Simone Gramaglia, il violista, e altre due persone, di cui uno casualmente era cremonese. Siamo anche chiaramente genovesi, abbiamo studiato a Genova, al Conservatorio Paganini, siamo diplomati lì e abbiamo poi ognuno preso strade diverse, abbiamo studiato all'estero. Poi siamo tornati in Italia e abbiamo formato Cremona Quartetto, che in qualche modo proprio adesso, anche grazie a questi strumenti, veramente unisce due storie separate, cioè quella cremonese della grande liuteria e quella anche violinistica in qualche modo di Paganini, ma come riflesso grazie a questi strumenti. Penso che ogni musicista debba affrontare veramente la musica dalle sue origini, nel nostro caso Haydn, considerato padre del quartetto, fino ai contemporanei dei nostri giorni. Ecco, questo fa parte veramente del nostro mestiere. Il fatto di fare dei cicli interi, delle integrali, è un'esperienza, devo dire, straordinaria per noi, perché siamo costretti a scavare molto più a fondo che se non fosse un concerto con un quartetto di un autore. Riusciamo, suonandoli tutti, avendoli anche registrati tutti e portandoli tutti in concerto, riusciamo forse a tracciare bene un iter che è quello del compositore. Ad esempio Beethoven, forse più di ogni altro, presenta delle diversità veramente impressionanti tra il primissimo Beethoven e l'ultimo Beethoven degli ultimi quartetti. Ecco, facendo il viaggio riusciamo a comprendere meglio e a forse anche a suonare meglio un quartetto dell'inizio, conoscendo anche quelli che sono quelli ultimi. Poi con Mozart è stato anche, da un certo punto di vista, più difficile, perché se con Beethoven si parte con un Beethoven già maturo, diciamo, con i quartetti dell'opera 18. Con Mozart invece si comincia con i quartetti in cui lui, il primo quartetto aveva 14 anni quando l'ha scritto, e una serie di quartetti grossa, perché sono 13 quartetti, quartetti giovanili, diciamo, sono tutti quartetti che per lui erano come esercizi. Tant'è vero che il padre Leopold lo correggeva su questi quartetti, correggeva i tempi, Allegro piuttosto che Allegretto, li correggeva anche armonicamente delle cose. Si intravede ogni tanto il grande Mozart, esatto. Che invece si vede ogni battuta in quei dedicati a Haydn. Per esempio questo Hofmeister, che è appunto l'anello di congiunzione tra quelli dedicati a Haydn e i prussiani, poi è il quartetto in cui Mozart veramente si esprime, uno dei quartetti in cui si esprime veramente al massimo. E si vede la grande cantabilità delle sue opere nel movimento lento, nel terzo movimento, che è un lungo terzo movimento estremamente espressivo, cantabile. Si vede la sua finezza nella composizione, in questo re maggiore del primo movimento, la comicità anche un po' nell'ultimo movimento. Quindi qua abbiamo un quartetto di Mozart veramente veramente completo, mentre nei primi quartetti, ecco, bisognava andarlo a cercare in qualche battuta qua e là per far stare in piedi, diciamo, l'esecuzione.